Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Buonasera, buonasera cari amici. Abbiamo parlato dell'ospedale, del nostro ospedale, glorioso ospedale, dove prima o dopo qualcuno di noi ci va sempre a rifinire. Abbiamo letto in questi giorni qualche polemica, speriamo che aggiustino tutte le cose. Io ho sempre detto bene dell'ospedale perché dentro io mi ci sono molto trovato molto bene. Continuiamo la nostra lezione, siamo alla decima mi pare. Tanto siamo vicino a San Bastiano, un'ora abbiamo, ci siamo già accorti che il sole ha già allungato il suo percorso e specialmente la sera sul tramonto si nota un cambiamento, c'è più aria, si diceva ai nostri tempi, c'è più aria. Bene. Ricordiamoci allora che ospedale vuol dire ospitalità. Chi è dentro all'ospedale è un ospite, non è un numero come vorrebbero fare capirci oggi i nostri moderni, non per dare colpa alla USL, ai dipendenti o ai capi, ma il sistema moderno riduce tutto a numeri. Né più il babbo né più la mamma, solamente il nome e un numero accanto, così quel numero ci porta fino alla tomba. Beh, prima eravamo figli di Giuseppe, figli di Emilia Pastacaldi, poi il nonno gli era Nicola, oggi non c'è, ne esiste più nulla, nome, cognome e numero. Beh, insomma, hanno fatto queste leggi, ma ne hanno fatte tante male in 50 anni, le potrebbero anche rivedere, intendiamoci. Bene, in ogni modo, San Bastiano, un'ora abbiamo. Contentiamoci che si va verso la stagione migliore. Come diceva l'uomo selvatico, mi rallegro quando piove, mi rallegro quando è freddo, mi rallegro quando nevica, mi rallegro quando c'è il gelo. E perché, gli chiedevano, perché quando gli smette di piovere, quando gli smette di nevicare, quando gli smette la gelata, e vuol dire che ci si avvicina al bel tempo, e così sia. Dunque, abbiamo visto allora gli ospedali e quanti ce n'erano a Prati, sparsi in tutti i sobborghi, mi hanno detto, ma che ce n'era tanti così? Certo! Ve lo ripeto, l'Alto Pascio, Pontazzana a Santa Lucia, del Signorello a Porta Fiorentina, di Maliseti, di San Giovanni dietro la Fortezza, di Santo Stefano lì accanto alle Tre Gore, di San Silvestro là alla Madonna del Giglio, del Dolce di Mazzamuti, della Madonna qui in Piazza dell'Ospedale, del Vignali a Coiano, il Lazzeretto, tanti, tanti ce n'erano. Perché direte voi, perché? Perché non ci si poteva muovere tanto a quei tempi, il malato aveva bisogno di essere vicino, non c'erano i mezzi di trasporto come sono oggi, non c'era misericordia, pubblica assistenza, Croce d'Oro, non c'erano le ambulanze, ci sono persino gli elicotteri, ci sono le assicurazioni dappertutto anche all'estero. A quei tempi, quando succedeva la disgrazia, bisognava, se era possibile, avere più vicino il medico, avere più vicino l'assistenza. Dunque, e c'erano a quei tempi dei bravi medici, certo, certo, il ricovero era assicurato, medicine ce n'era pochi, interventi li abbiamo visti con che ferri e con che arnesi li facevano, ma il ricovero c'era, vale a dire case di cura, queste corsie di degenza, la salute era tutelata per quello che poteva essere. E ci abbiamo anche una pittura del 1500, ecco la foto numero 1, ecco la foto numero 1, dove è descritto addirittura un lazzeretto, un ospedale. E indovinate dove è questa? È a Sant'Anna,
in Giolica Bassa. Li riconoscete? Sono i medesimi archi che ci sono anch'oggi, e la medesima chiesina di Sant'Anna con la cupola deliziosa che c'è anch'oggi. E in basso cosa si vede? Le capanne, le capannucce, le tende degli appestati, dei malati. Eccolo lì. E come rimedio che cosa facevano a quel tempo? Quando il malato era morto non facevano altro che prendere il pagliericcio dove aveva dormito, fatto così di paglia, di sanati, lo mettevano ai podi murato, lì c'era sempre il fuoco acceso, bruciavano tutto, non c'erano altri rimedi. Il fuoco bruciava e l'acqua portava via tutto. Dunque, quello che poteva fare la scienza, naturalmente, lo poteva fare. Direte voi, c'è modo di visitare un po' questo Sant'Anna? Io azzardo, oso, ma io credo, se suonate il campanello alle signorine Cecconi, gentili e buone, io credo, se suonate il campanello, Dio, non mica andare in frotte, in branchi addirittura, ma se ne va qualche turista, qualche amico mio che fanno la passeggiatina tutti i pomeriggi, gli amici del CAI, questi nostri pensionati, quando passano di lì, se, per vaghezza di curiosità, signorina, ci fa vedere un po' come era il chiostro, lo fanno vedere, credo, molto ma molto volentieri, e grazie se le signorine Cecconi rispondono di sì. Dunque, la scienza dei quei tempi, si sa, era quella che era. D'altra parte c'è il nostro Petrarca, sapete cosa dice? Il Petrarca ad un Papa, addirittura ad un Papa, dice: santità, ti dirò in poche cose, con animo sincero e devoto, so che il tuo letto è assediato dai medici e questa è la causa dei miei timori. A bello studio sono discordi fra di loro, chi dice che tu hai la scarlattina, chi dice che tu hai la rosolia, chi dice che tu hai l'itisia, e lo fanno apposta, lo dice il Petrarca, ad essere in discordia, almeno più che discutono fra di loro e più che guadagnano, lo dice il Petrarca, lo dice. E dice questo, sentite dottori, vi chiedo scusa per lui perché io non l'avrei mai detto, solo al medico è concesso dare la morte agli uomini impunemente. La turba di codesti medici, o clementissimo Padre Santo, guardala come se fosse una schiera di nemici, affinché non avvenga a te come di colui che sulla sua tomba non volle altro epitafio scritto all'infuori di questo: sono morto perché avevo troppi medici d'intorno. Chiedo scusa ai dottori miei amici, ma questa lettera l'ha scritta Francesco Petrarca a Papa Clemente VII ad Avignone, mentre era in cura dal medico celeberrimo Guy de Chalus. Eccolo, ma noi i nostri dottori ce li abbiamo vicino e ci vogliono bene, e noi vogliamo bene a loro. Come erano organizzati gli ospedali? Gli ospedali non erano belli, puliti come oggi, ma per quei tempi erano delle cose veramente grandi. Le cure erano confezionate nei giardini con le erbe, i giardini erano le grandi farmacie, i chiostri, i monasteri, vere erboristerie. Facevano gli sciroppi, le tisane, vino manipolato, decotti, infusi, olio profumato, aceto con balsami, essenze, rosoli. Questo per bocca. Se c'era bisogno di tagliare, c'era il cerusico, il barbiere. E se c'era bisogno di levare qualcosa, denti, eccetera, il manescalco. Venivano con le loro tanaglie e agguantavano tutto e tiravano giù argine e macchia. Questo era. E come si faceva per pagare? Ecco, per pagare ve lo dico io. Dunque, erano cure garantite per i poveri, gratis. Anzi, tutti erano rispettatissimi. Chiamavano i poveri o i ricchi il signore malato. Signore malato. Cure gratuite. Chi pagava, direte voi? Pagavano i ceppi. Ce n'erano due, il ceppo vecchio e il ceppo nuovo, quello di Francesco di Marco Datini, oppure i Monti di Pietà, pagavano le cure gratuite per i poveri. Semigratuite a seconda dei redditi. Certo, chi aveva un certo reddito, e anche a quei tempi lo sapevano, e non sfuggivano alle guardie a quei tempi, come ora, non sfuggivano.
E se no, se c'era, ecco, facciamo vedere qualche fotografia, eccolo qui. E se no, se c'era, ecco, vedi le cure c'erano per tutti, gratuite, semigratuite. E se uno era abbastanza ricco, ecco la fotografia, un ricco, dove lo vedevano anche dal letto dove giaceva con il baldacchino, con, la loro, con le loro cortine, allora aspettavano il testamento, perché il ricco lasciava sempre qualcosa all'ospedale dove era stato curato. Ecco perché gli ospedali erano ricchissimi, perciò era una organizzazione forse se non migliore, perlomeno a paragone della nostra, a paragone della nostra. A proposito, il Medioevo era religiosissimo, di modo che il malato era sempre assistito, oltre che dai medici, anche da un cappuccino, da un frate, da un sacerdote, perché oltre che alle medicine e a credere nei medici, il malato doveva anche credere e sperare nella misericordia di Dio. In piazza San Domenico, eccolo qua, ecco la fotografia, c'era veramente un'istituzione dedicata a San Rocco, dedicata a San Bastiano, più che altro naturalmente a San Bastiano, ed era il protettore proprio dei malati, degli appestati e degli infetti. Qui facevano le preghiere per loro. Pensate, siamo di già alla metà del 1400, questo chiesino esisteva di già. Questa pittura è un po' più posteriore, verso il 1500, e c'è la Madonna in trono col bambino. Al lato ci sono i santi Rocco e Sebastiano e l'evangelista Battista. E sotto, guardate un po' che c'è la città di Prato. Vale a dire, la città di Prato era sotto la protezione di questi grandi santi. Ecco la curiosità. Attenzione ora, ce lo faranno vedere i nostri cari amici. Ecco tutto il panorama di Prato come è descritto nella pittura. Sopra ci sono quei santi che abbiamo visto, San Rocco, San Giovanni, San Sebastiano che è il principale, la Madonna e il bambino. Sotto c'è proprio la città di Prato come era a quei tempi, ancora era terra di Prato. Vedete, si vede la chiesa delle carceri, si vede la fortezza, il palazzo pretorio, si vedono i campanili del Duomo di San Domenico, in fondo a destra Sant'Agostino, dove gli spagnoli entrarono per fare il sacco. Ora facciamole vedere tutte e due. Un giorno alla cassa di risparmio venne idea e disse: facciamo un omaggio ai nostri soci. E regalarono un quadro, vale a dire un bel quadro, un quadro che raffigurava Prato antica, come è descritto all'oratorio di San Sebastiano in piazza San Domenico. Ora, io non voglio dire il nome chi lo fece, perché non si dice il peccatore. Per rendere più sensibili a noi moderni pratesi, vedete nella fotografia di sotto, non si vede il Duomo, si vede solamente il campanile, si vede. Però questo zelante pittore, vivente, non so se è morto, ma chi ordinò è morto, volle fare il Duomo rigirato da Porta Mercatale, fase mente locale, noi si vede solamente il campanile del Duomo, non si vede il Duomo, mentre il pittore moderno ha preso la pittura antica e ha voluto innestare sopra la pittura antica anche la facciata del Duomo, vedete, rigirato, che non è possibile vederlo dal Ponte Mercatale. Io glielo feci notare, rimasero male, ma ormai l'avevano già diffuso, e qualche pratese in un salotto qua o là ci dovrebbe avere proprio questa panorama di Prato ripreso dalla pittura di San Sebastiano del 1500, e che un moderno ha voluto cambiare, ha fatto un errore voluto, naturalmente un errore in buona fede, però il Duomo da Ponte Mercatale non si vede, perlomeno la facciata. Anche questa è una curiosità che ho voluto raccontarvi. Dunque, ecco, Prato era fra le prime terre, fra le prime città bene organizzate a quei tempi, nel Medioevo, era celebre Prato per i suoi ospedali. Si poneva il problema del trasporto. Quando uno era ammalato, chi lo portava in questi ospedali? Con che mezzi? Pensate, c'erano i carri, i carrettoli. Quei vettoli fatti a mano che adoperavano i nostri operai per portare le tele, così quando li portavano al padrone, quando li portavano alle fole.
Il malato veniva portato lì, si era in montagna sulla treggia, attaccavano le bestie, la treggia erano tre o quattro grandi tronchi di legno senza ruote che strisciavano per terra, il malato lo mettevano lì sopra, sopra un po' di paglia e piano piano lo portavano a valle. Ed ecco la grande invenzione, la misericordia è la prima istituzione. 30 pellegrini se ne vanno a Loreto. Ecco, 30 pellegrini se ne vanno a Loreto. Cosa fanno? A Loreto ricevono un crocifisso dai loretani, lo riportano a Prato e fondano la Compagnia del Pellegrino. Ecco il crocifisso. Fondano la Compagnia del Pellegrino, detta del crocifisso. Ecco la fotografia. E la Compagnia dell'Assunta, i nostri operatori, si vede, si sono smarriti fra le nostre fotografie, ora le ritroveranno piano piano. Dunque, tornati da Loreto, si radunano, eccolo, vedete? Eccolo. Questi sono i 30 pellegrini, si firmano, decretano di formare questa compagnia di volontari per assistere proprio i malati, coloro che stanno per morire, e portare via i morti. Avanti il crocifisso ora. Ed ecco questa compagnia si sviluppa proprio nella parrocchia di San Pierino. Tant'è vero anche oggi dove c'è la chiesa si chiama Via del Pellegrino, proprio perché lì nacquero i nostri pellegrini. Ce la fanno vedere le nostre fotografie, avanti col crocifisso, benissimo, l'abbiamo detto, e avanti anche con la Madonna Assunta, che è la protettrice della misericordia. E poi ci faranno vedere, eccola qui, e ci faranno vedere proprio dove è nata la misericordia. Avanti via del Pellegrino. Dove c'è anche oggi questa porta, eccola qui, con le lapidi relative, con la cassetta, vedete, a muro delle elemosine, e in lontananza la postiera di che cosa? Della porta Fuia, eccola lì. Era un po' più avanti la porta Fuia, ma quella era una postiera, una delle sante entrate, porta Fuia, via del Pellegrino, vista anche questo. Poi i misericordiosi inventano naturalmente un vestito, eccolo qua, dovevano essere vestiti con una cappa lunga, questi sono un po' idealizzati, c'è Cristo nel mezzo insieme ai pellegrini, un grande cappello, una cappa lunga, un cingolo nero e poi il famoso sarrocchino, era una specie di impermeabile che si mettevano sulle spalle quando portavano i malati o i morti ed era brutto tempo. Avevano questi per motto Caritas Christi urget nos, la carità di Cristo ci sprona, ci invita a soccorrere tutti. Per simbolo avevano un bastone, il famoso bordone. Fu alla svelta perché qui il tempo passa, ci sarebbe tante cose, ma è la nostra storia, la ripeteremo. Poi dopo tanto tanto tempo sorse la pubblica assistenza, fondata in Santa Trinita. Era il fiore all'occhiello dei Santa Trintini, degli abitanti della Conca, di quelli di via Carbonaia. Avevano per motto la carità non serra porte, erano un po' in contrasto perché i misericordiosi erano codini, erano religiosi, questi erano più di spirito libertario, a quei tempi c'entrò di mezzo un po' anche la massoneria, ma che ci importa a noi? Quando sono venuti a prendermi per portarmi all'ospedale non mi ha chiesto chi erano o chi non erano, hanno riconosciuto in me uno che aveva bisogno di loro e hanno fatto il loro dovere e io li ho ringraziati. Poi mi hanno riportato quelli della misericordia e io li ho ringraziati. Dice quelli della Croce d'Oro, quando andrò all'ospedale un'altra volta chiamerò loro, speriamo di no. Dunque, ecco ancora un'altra fotografia dei nostri fondatori della pubblica assistenza che avevano per motto un verso di Dante, la nostra carità non serra porte, vale a dire noi si va da tutti. E c'è anche il gruppo giovanile che ora lo vedremo, eccolo qui il gruppo giovanile,
e baldi giovani che anche loro si sono messi in riga con i sempi, con il volontariato. E c'è la nostra benemerita Croce d'Oro, non meritò di nascere chi visse solo per sé, è la più giovane delle nostre istituzioni. Dobbiamo fare alla svelta perché sono già passati di già 19 minuti e mezzo, ecco la Croce d'Oro, moderna anche questa, piena di vita anche questa, attivissima anche questa. Ed ecco allora altre fotografie, gli stemmi dove la Croce d'Oro si presenta, diciamo, con le sue benemerenze, stemmi con le loro medaglie di benemerenza, d'oro, d'argento, di vermeil. Anche loro hanno il loro gruppo giovanile e fa vedere il gruppo femminile, eccolo qui il gruppo femminile, a cui va tutti i ringraziamenti, a tutti i volontari, ce ne sarebbero tanti. Ed ora voglio rispondere al signore Bini Alessandro, altri 2 minuti e basta, amici della televisione. Rispondo a Bini Alessandro, il quale mi ha detto una domanda: ma che garbuglio c'è? C'è via Garibaldi, che non è via Garibaldi, noi vecchi si chiamava via De Sarti, che non era via De Sarti, poi c'è via Borgo Alcornio, il corso si chiama Corso Mazzoni, però nella targhettina c'è scritto via De Sarti, ma come è questo? Ve lo spiego brevemente. Piazza del Duomo, mente locale, Piazza del Duomo, mente locale. Alla farmacia, oppure alla città di Milano, incomincia Corso Mazzoni, vale a dire Mazzoni, quello che ha il monumento in Piazza del Duomo. Corso Mazzoni, quello però il nome glielo misero quando ci andò, diciamo, i libertari, gli antifedicali in comune, e misero nome Garibaldi, e Giordano Bruno, e Mazzini, tutti questi nomi nostri risorgimentali, benemeriti naturalmente anche loro. Allora, quella era il Corso Mazzoni, era via De Sarti, capito signor Bini Alessandro? Quello era via De Sarti. Quello che noi vecchi si chiamava via De Sarti, cioè la pietrina, era Borgo Alcornio, e Borgo Alcornio andava dal campanile del Duomo, passo passo si passava la strada, si scendeva un po' quella piccola discesa e si arrivava al cantaccio, lì finiva Borgo Alcornio, e lì incominciava, noi vecchi si chiamava via di mezzo, però si chiamava via Pellicceria, quel pezzettino che va dal cantaccio fino al piazza Mercatale. Perciò, ricapitolando, Corso Mazzoni era via De Sarti, quello che noi ci chiamava via De Sarti ed è ora via Garibaldi si chiamava Borgo Alcornio. A noi anticamente si chiamava via De Sarti perché c'erano tanti sarti lì e facevano i vestiti su misura. Poi al cantaccio incominciava la via di mezzo per arrivare al Mercatale, quel pezzettino, e si chiama veramente via Pellicceria. Ecco tutto, ho spiegato, credo. È inutile andare, signore Bini Alessandro, a recriminare, ma prima sui libri c'è scritto così, e se c'è scritto così non c'ho colpa io, tant'è vero, e vi saluto. Pensate, da Piazza del Comune a Piazza San Domenico c'è una strada, si chiamava In Banchi, poi si chiamò Corso Principe Amedeo, ora si chiama via Cesare Guasti, perciò anche le strade hanno la loro storia, come abbiamo raccontato qualcosa ancora. Vi saluto nella speranza di vedersi quest'altra volta in buona salute. Buonasera a tutti, cari amici.